te, io non ho una formula che sia valida per tutti affinché il cervello sia sempre attivo e reattivo, soprattutto nonostante l'avanzare dell'età. Posso soltanto dare dei consigli che si basano sulla mia esperienza personale, perché intanto fissiamo dei parametri precisi. Io ho quasi 80 anni e quindi ho una lunga esperienza di lavoro nel campo della divulgazione scientifica, della ricerca, della didattica, eccetera. E gli stimoli sono fondamentali, anzi, sono due cose che direi stanno alla base della vivacità intellettuale: gli stimoli esterni e una passione interna, una tendenza a scoprire, a volere scoprire, a volere capire sempre delle cose nuove, mai rassegnarsi anche quando ci sono delle difficoltà. Certe volte le difficoltà sono una sfida. Dice un mio amico che parla sempre in romanesco e quindi usa delle espressioni tipiche di questa città: ce se deve superare. Che vuol dire questo? Che bisogna porsi degli obiettivi anche abbastanza ambiziosi e cercare solo di raggiungerli, ma di andare oltre per mettere costantemente alla prova le proprie capacità. E qualche volta ci sono degli insuccessi, qualche volta si vede che uno non ce la fa, soprattutto non ce la fa con i tempi, perché un fenomeno che ho potuto riscontrare con l'avanzare dell'età è che le cose si fanno più lentamente, perché il metabolismo rallenta probabilmente, o perlomeno in alcuni soggetti. Vedete, c'è sempre il fattore individuale da tenere presente. Però questa, se posso dare un consiglio, è la formula: andare avanti secondo quelli che sono le proprie inclinazioni e i propri interessi, senza porsi in maniera a prioristica dei limiti, dei confini. Buttiamoci, vediamo se ce la facciamo e vediamo se riusciamo a superarci. La mia esperienza di attività professionale è stata molto variata, perché all'inizio io ho studiato scienze della terra, ho fatto alcune, diciamo, materie che davano un orientamento a questo mio corso di studi. Mi sono appassionato in particolare alla geochimica, quindi uno studio abbastanza settoriale nel corso dell'università. Però nello stesso tempo avevo già cominciato a lavorare come divulgatore scientifico nei media. Ho lavorato in quotidiani nazionali, come il Corriere della Sera. Sono stato per 34 anni al Corriere della Sera con l'incarico di caposervizio e di redattore scientifico. Quindi, quando stavo in un giornale come il Corriere, le mie energie erano principalmente rivolte a questo, anche perché ho molto viaggiato, ho fatto l'inviato speciale, ho seguito per decenni le conferenze internazionali su clima e ambiente, per esempio. Ricordo dei servizi importanti come il disastro di Chernobyl, o il grande punto interrogativo della fusione fredda. Non so se ricordate questa speranza che si era accesa di poter avere energia, diciamo, a costi limitati e anche in quantità enormi. Ma insomma, questo tanto per dire quali sono gli argomenti che ho affrontato da divulgatore. Poi mi sono dedicato anche alle scuole di giornalismo, ho fatto le docenze per tanti anni alla SISSA di Trieste, poi sono passato al Master in divulgazione e comunicazione della scienza dell'Università di Padova. Ecco, questo è stato il corso della mia attività professionale. Ho collaborato con trasmissioni importanti come Quark con Piero Angela e Cheo con vari presentatori, anzi,
illustri presentatori che si sono succeduti nel corso degli anni questa trasmissione. Ora da molti anni stabilmente c'è la Sveva Sagramola e con Emanuele Picci, e poi a un certo punto il richiamo della ricerca, che non ho mai abbandonato, continuando a seguire la letteratura scientifica, perché sapete, quando uno fa il divulgatore per dei media importanti, il tempo che rimane a disposizione è limitato. Ma alla conclusione di questo lungo ciclo professionale, quando poi arriva l'età del pensionamento, che impropriamente viene chiamata quiescenza, perché già quiescenza dà una sensazione di immobilità, non mi piace questa quiescenza, preferisco chiamarlo pensionamento, che vuol dire chiusura di un ciclo professionale, di una attività. Ebbene, dopo sono ritornato con maggiore impegno alla ricerca che avevo trascurato nel corso dell'attività di divulgatore e di comunicatore scientifico. E devo dire che in questa seconda fase della mia vita, quella da pensionato, la ricerca occupa il posto principale e continuo naturalmente sullo sfondo a dedicarmi alla divulgazione. Ecco, io penso che questo mix di attività, da una parte di ricerca scientifica e dall'altra parte di spiegazione di quello che uno fa, sia una formula buona per restare attivi e soprattutto per restare in contatto con solo un pubblico di persone che ti seguono, ma soprattutto di studenti a cui dedichi la tua attenzione. Gli studenti sono un elemento fondamentale per mantenere viva l'attività mentale, perché lo scambio è reciproco, non è mai unico. Tante volte si apprende dagli studenti cose che uno non aveva prima ben focalizzato, o non aveva ben espresso, non aveva ben elaborato.